Vede, vede dottore, qui il 31 dicembre festeggiano così, sparando. Intorno alle 7 io e i miei ragazzi dobbiamo chiuderci dentro la caserma. Non possiamo uscire fino a quando non hanno finito di festeggiare. Verso le 2 usciamo a vedere i danni che hanno fatto. Succede tutti gli anni. Noi siamo in 5. Non siamo contenti di rintanarci in caserma mentre fuori vengono commessi dei reati, mentre sparano sul portone del nostro luogo di lavoro. Ma diversamente sarebbe un suicidio. Non possiamo fare altro. Non possiamo fare niente. Un paese che tollera eventi come questo è un paese arreso, inerte, addirittura complice. Che si tratti di colpi sparati a edifici o alle persone, non cambia nulla, perché le persone dovrebbero ragionare in modo diverso dallo Stato che si nasconde. Il minimo che ci si può attendere è che si nascondano anche tutti gli altri. Andai a Belvedere. Era un posto dove in genere riuscivo a riflettere e a ritrovare un po' di serenità. Il rumore del mare mi aiutava a dormire e i miei amici, quelli cresciuti con me, sapevano portarmi altrove, farmi sorridere. Conoscevo Stefano, Orazio e Lorenzo da quando avevamo 10 anni, da quando scappavamo con i soldi della spesa della madre di Lorenzo per andare a mangiare il gelato e ci svegliavamo alle 6 del mattino per giocare a calcio prima che arrivasse il caldo. Insieme a loro ero un altro, ritornavo ragazzino. Passavamo serate intere a parlare, a ridere, a cantare. Qualche volta raccontavo del mio lavoro, ma riuscivano a scherzarci su, facendo sembrare tutto meno incredibile di come era.